europei di volley maschile, prima sconfitta per l'Italia, azzurri battuti 3-1 dalla Francia, ma comunque qualificati per gli ottavi. Domenica la sfida con la Turchia. L'inviato Maurizio Colantoni. L'Italia comincia a studiare sugli errori mostrati contro i padroni di casa della Francia. Sconfitta in dolore perché la nazionale seconda nel girone a Montpellier negli ottavi troverà comunque la Turchia. I transalpini festanti davanti al proprio pubblico prima dovranno superare la Finlandia e poi a Nantes potrebbero ritrovare gli azzurri affamati e vogliosi di riscatto. Adrenalina a mille, muro pesantissimo dei francesi, belle giocate dei centrali contro un'Italia spregona, un po' annoiata che non ha sfruttato ed ha lasciato campo libero agli avversari. Non c'è tempo però per rammaricarsi, ora solo concentrazione sulla prossima sfida che vale i quarti di finale. E dobbiamo pensare prima a riposarci e poi ad affrontare l'ottavo di finale a Nantes contro la Turchia. E quindi a questo ci dedicheremo sia nel riposo che nell'analisi della squadra avversaria che nel nostro gioco e nel come affrontare quella partita. Non è contento Simone Giannelli della prestazione della sua nazionale contro i francesi. L'Italia ha giocato a tratti, subito molto nei finali di set, sprecato anche qualche occasione. Non è bastato Zeisler, il capitano, e nemmeno Osmani Quantorena. Non abbiamo giocato bene, loro hanno giocato meglio e quindi hanno meritato la vittoria. Dobbiamo vedere la partita e cercare di migliorare in certe cose che possiamo e vogliamo fare meglio. Ora però c'è la Turchia, anche se il pensiero rimane sulla Francia. A Nantes arriveranno le risposte per questa Italia che vuole tornare a vincere.